Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, al nostro consueto appuntamento domenicale. Questa sera affronteremo vari temi davvero interessanti legati purtroppo anche al discorso della pandemia da coronavirus, ma con un progetto in cantiere che può davvero dare una nuova verve a tutto l'ambiente musicale e lo faremo in compagnia di Vincenzo Sorrentino. Ciao Vincenzo, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, è un piacere ritrovarmi qui finalmente dopo degli anni, insomma, un po' complicati. Vincenzo, ti sei presentato, abbiamo visto anche il sottopancia, come direttore della Synergy PR Music. In realtà, giusto anche per spiegare, eccolo il sottopancia ai nostri telespettatori, di che cosa ti occupi, non c'è solo quello, ma c'è tanto altro. Sì, diciamo la Synergy è un progetto che io ho iniziato nel 2019 e che comporta un po' tutto quello che è l'ambito musicale, dal management alla comunicazione per gli artisti e all'eventistica, appunto. Sicuramente è un discorso generale, un discorso che, come dicevo in apertura, è legato a vari temi, ovvero da un lato c'è il tema della musica, dall'altro il tema dell'organizzazione di eventi, due temi che purtroppo il coronavirus ha in qualche modo, in tanti modi anzi, fortemente danneggiato. Assolutamente sì, fortemente danneggiato è stato proprio il termine giusto perché sono 2 anni che tutto il mondo dell'entertainment in generale si è fermato e la gente poi al di fuori vede sempre i grossi artisti, ma quello che Certo. c'è dietro è tanto altro. E siamo stati veramente fermi e con noi sono stati fermi dagli operatori, tutti gli operatori dello spettacolo. È stato veramente un anno e mezzo, 2, davvero tremendo per il nostro mondo. Però dai, speriamo di ripartire, sembra insomma aprirsi nuovo alla vecchia strada e cerchiamo di percorrerla. Questo è sicuramente molto, molto importante. C'è da dire che grandi artisti si sono spesi un po' a favore di questa Sì. ripartenza, alcuni a modo loro, penso da un lato a Fedez, dall'altro a Salmo, insomma, ci sono state varie polemiche, soprattutto per quelli che poi sono stati i comizi politici di gente che era presente, sì, con mascherina, però oggettivamente poco distanziamento, quindi c'è stato anche un grande interesse, una grande attenzione. Resto sempre sul tema Fedez, il video della canzone che ha fatto a Sanremo con Francesca Michelin era proprio legato a dare attenzione, magari vista la visibilità, appunto ad accendere un po' una luce sugli operatori che hanno avuto e stanno avendo ancora delle grosse difficoltà. Sì, allora hai centrato un po' un tema caldo a cui io sono particolarmente legato, anche e soprattutto dal lato di Fedez, più che quello che di Salmo, che è discutibile quello che ha fatto, però c'è da pensare anche che dopo anni che le cose non miglioravano, c'era anche da dare un forte segnale. Poi, giusto o sbagliato che sia, Certo. insomma, è quello che lui ha pensato di fare. Sulla questione Fedez io sono molto legato perché proprio la scena unita, no? Il progetto che Fedez ha creato, io ne ho preso parte in prima persona, quindi con la mia società, quindi insomma un progetto a cui sono particolarmente legato ed è una tematica che ho portato avanti in questi anni, anche con Baulo in Piazza, abbiamo fatto dei sit-in, insomma, in Piazza del Popolo a Milano. Abbiamo cercato di dar voce a tutto quello che è il mondo dell'intrattenimento, in maniera però corretta, civile. Non è che abbiamo avuto grossi risultati, non alzare la Certo. voce, però ci abbiamo provato e insomma, abbiamo cercato di farci da portavoce a tutto quello che è questo mondo che c'è dalle spalle dei grossi artisti. Questo sicuramente è importante, poi la protesta, quanto più è pacifica, naturalmente meglio Sempre. è per tutti. Mi piacerebbe un attimo approfondire il tema della Synergy PR, Sì. cioè dicevi che è un progetto giovanissimo, davvero recente. Ti chiedo innanzitutto perché è nato, come è nato questo progetto e quali sono, diciamo, gli artisti o anche il vostro modo di lavorare che magari perché si differenzia appunto dagli altri? Allora, diciamo che la Synergy io dico sempre che è una visione di tutte le mie esperienze passate. E dal 2018 ho cominciato a creare questo tipo di società e dare la mia visione sulla musica, su come trattare gli artisti, su quello che volevo portare poi al mondo della musica.
Ed è un po' tutte le esperienze mie passate cercando di metterci il mio. Come artisti noi trattiamo un po' tutto, io sono molto legato poi agli artisti emergenti, cerco sempre di dar voce a quelli che possono, secondo me, ecco, crescere nel mondo della discografia italiana. Sono molto legato a questo tipo di nuove proposte, però lavoriamo anche con grossi artisti, fortunatamente, da Malika Ayane, abbiamo lavorato con Clementino, insomma con i Buda che uscirono da X Factor, che abbiamo fatto appunto il talent insieme, il percorso insieme, e che a momenti insomma usciranno un loro nuovo progetto. Insomma ci operiamo un po' in tutta la discografia, dai più grandi alle nuove proposte. Sul tema delle nuove proposte ne approfitto, hai introdotto il tema e ci terrei a riferirti un messaggio di un mio caro amico che è un musicista, si chiama Nokia, lo saluto, che praticamente come se fosse una chiosa di ogni concerto, di ogni performance che fa, ricorda ai comunque gli spettatori presenti di sostenere sempre la musica emergente. Lui non è proprio più giovanissimo perché ha 30 anni, è da qualche tempo che ha iniziato questo progetto, però è un tema che lui lo ha molto caro, proprio perché dice è molto facile sostenere artisti già affermati, fatto, che in qualche modo sono, come dire, al top dei vertici della musica, invece bisogna sostenere qualunque sia il genere, però volevo sapere anche il tuo pensiero su questo. Sì, ti ripeto, sfondi un portone aperto, perché io credo che la musica italiana, soprattutto al momento, discograficamente parlando, è in un momento un po', ha avuto un momento un po' di stallo. I nuovi emergenti sicuramente ce ne sono tanti di bravi in Italia. Io faccio uno scouting continuo con i miei collaboratori e ti dico che ce ne sono tanti, 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 tanti di bravi che dobbiamo noi, management, agenzie di booking, dar voce a questi grossi artisti, perché sono poi il futuro della nostra musica. Lavorare con i big più facile non lo so. Questo devo essere sincero, perché comunque poi ci sono discorsi legati a livello di contratti, di cose che sono sicuramente più grossi di quello che... e c'è bisogno di più staff per seguirli. Però gli artisti emergenti si devono seguire e soprattutto io sono molto legato a tutta la musica indipendente, no? Che va dall'etichetta indipendente agli artisti indipendenti. Quindi io cerco nel mio piccolo di portarli, insomma, quanto più in alto posso. Naturalmente è importantissimo il contributo che fate voi, insomma, perché la conoscibilità, insomma, di un artista è importante, però c'è bisogno anche di una squadra, è quello che probabilmente, anzi sicuramente mi permetto di dire, siete voi e siete una squadra, perché ci sono tante persone che lavorano per un obiettivo comune. Noi siamo una famiglia, non siamo una squadra, io dico sempre questo, tutto quello che faccio sarei praticamente impossibilitato a farlo senza i miei collaboratori, certo, senza le mie assistenti e senza tutta la squadra al completo, no? Dal reparto grafico alla comunicazione. Siamo un team, siamo una famiglia e dobbiamo lavorare tutti quanti insieme in un obiettivo, ma da solo non potrei fare assolutamente nulla. Questo è importantissimo, c'è però un tema, lo abbiamo più o meno anticipato prima, quello legato alla pandemia Covid. C'è adesso qualche segnale di ripartenza, ma ti chiedo quali sono state poi le difficoltà, dicevi, di questo anno e mezzo complicatissimo. Ti chiedo allora se puoi dirci le difficoltà maggiori che avete affrontato. Le difficoltà maggiori sono legate ai live, c'è poco da girarci intorno. Tutto quello che è il nostro lavoro alla fine, ecco, si finalizza con la concertistica, no? Partendo anche dagli artisti, l'artista crea una musica, insomma distribuisce la propria musica per farla arrivare al pubblico, ma alla fine la deve cantare live, quindi abbiamo avuto dei problemi sicuramente a creare degli eventi, quindi sull'ambito dell'eventistica, ma anche a livello di promozione, anche dei dischi, perché comunque non potevamo fare firmacopie, non potevamo, certo, appunto portare in tour gli album che sono usciti dai nostri artisti, quindi c'è stato un problema anche proprio di comunicazione, di pubblicità a livello discografico. Però diciamo che questo un po' i social l'hanno, il mondo digitale l'ha tutito, nel senso che siamo comunque riusciti a creare delle campagne apposite, per ora si deve ricominciare a suonare dal pubblico, perché noi viviamo di quello. Sì, no, anche perché poi soprattutto nel primo periodo pandemico, quello davvero, diciamo, ingente di lockdown, molti artisti di
grandissima, ma anche media e piccola, diciamo, conoscibilità e conoscenza, hanno un po' sostituito i concerti che facevano live con varie piattaforme, penso soprattutto a Twitch, però sono stati loro i primi ad ammettere che, come dicevi tu, sì, è un qualcosa un attimo per attutire, ma non è proprio, anzi, non è affatto la stessa cosa. No, allora, io sono sempre un po' stato contro a questo tipo di live, insomma, streaming, perché cioè, suonare davanti a un computer con un pubblico da casa per me è assurdo. Io nasco con i live, quindi per me è impossibile creare empatia con un pubblico da uno schermo. Certo. La musica si vive con l'emozione dal vivo. Quindi io sono sempre stato un po' contro e sapevo che era una questione di veramente di passaggio, che poteva durare un mese, due mesi, tre mesi, poi diciamo, finiva lì. C'è stata un po' una ripartenza su questo, naturalmente ci arriveremo, che poi è il motivo principale per cui sei qui. C'è però un altro tema che mi piacerebbe affrontare in un'ottica naturalmente di evoluzione musicale, perché c'è stata, perché fino a qualche anno fa di Twitch non ne sapevamo neanche l'esistenza. Sì. C'è un tema principale che è quello legato ai talent. Allora ti chiedo, in quanto comunque amministratore di una società da un punto di vista comunque musicale, di eventi, eccetera, cosa ne pensi tu anche personalmente del discorso dei talent, se poi sono effettivamente utili a far conoscere un artista? E mi scuso, ti chiedo anche quanto deve essere poi bravo l'artista a rimanere a certi livelli dopo un talent. La questione è un po' delicata, nel senso che io non sono contro i talent, però la bravura di un artista che è indipendente e che non ha una squadra dietro di management è capire dove e a quanto serve poi il talent in sé per sé. Ti dico la mia, se sei un interprete, allora il talent è un po' più proficuo. Certo. Se sei un artista che scrive le proprie canzoni o una band, io non ci ho mai visto grosso interesse, nel senso che il talent sì, ti dà tanto pubblico. Io per primo ho fatto X Factor con i Buda, è servito, cioè, direi una bugia se dicessi il contrario. È servito sicuramente a dare il pubblico iniziale, l'impatto iniziale, sicuramente velocizza la crescita promozionale di un artista, però dopo c'è tutto un mondo dietro che certo. devi preparare l'artista a prenderlo e a camminarci da solo, poi, perché lì i talent ti buttano, prendi ecco X Factor per esempio, che è quello che ho fatto io principalmente, ti prende, ti butta davanti a 10 milioni di italiani e poi quando si spengono le telecamere non è facile, tutto il mondo attorno finisce lì, devi essere bravo a cercare poi di prenderlo di faccia e a gestirlo e comunque continuare alla tua promozione musicale. Su questo assolutamente non è facile, molti di questi artisti che partecipano poi alla fine fanno veramente poco, quindi dietro ci deve essere una struttura, ecco, anche manageriale, che li prende per mano, li accompagna poi nella via che è la discografia italiana. Anche perché dicevi giustamente, ci sono molti artisti che anche questi talent li hanno vinti, quindi comunque sono arrivati al massimo, comunque raggiungendo un obiettivo, però poi si tratta, come dicevi giustamente tu, di un percorso, perché la vittoria non basta, però insomma si deve costruire qualcosa. No, se pensiamo che l'artista va là, vince il talent e diventa famoso, è tutto sbagliato, te ne possono fare veramente decine di esempi. Tutti quelli che invece poi dopo i talent, anche che non hanno vinto, certo. Perché molti, forse parecchi, arrivano secondi e poi hanno più successo di quelli che vincono. Penso ai Maneskin. Maneskin, appunto, che, figurati, io sono molto legato, ho partecipato a Sanremo con loro, con la management loro. Sì, insomma, non è detto che abbiano, insomma, successo dopo, ma c'è bisogno poi di un discorso dietro che è più ampio, poi comincia la carriera, ecco, poi comincia la carriera. È sicuramente un percorso vantaggioso a livello promozionale, però dopo poi si deve cominciare ad andare in studio, a scrivere musica, a produrre musica e a pensare a tutto il lavoro, insomma, discografico che c'è dietro un artista in tutti i casi, nella normalità dei casi. Questo sicuramente è importante. Vincenzo, prima di fermarci volevo farti una domanda un po' più generica, considerato che ormai in qualsiasi cosa facciamo nel nostro mondo c'è tanta concorrenza.
ti chiedo nel tuo settore quanto è alta e quanto c'è appunto di concorrenza. È super elevata. Diciamo che viviamo in un momento in cui nel mio campo, soprattutto non dico tanto dell'eventistica, ma soprattutto in quello manageriale, viviamo in un momento che veramente qua la mattina si svegliano e tutti si pensano di poter fare il nostro lavoro. Ci sono anni di studi e di gavetta dietro che certo. La gente non immagina neanche. Molti artisti si affidano a parenti, amici per gestire delle loro insomma, tematiche. In alcuni casi può essere la giusta scelta, ma ti dico che la maggior parte poi dei casi si lasciano andare e poi cercano un'agenzia perché c'è bisogno appunto di una struttura dietro che conosce il mondo e che ha studiato per fare certo. Questo mondo, comunque elevatissima. C'è bisogno ogni giorno di studiare nuove strategie, aggiornarsi, perché altrimenti rimani dietro e basta poco per uscire fuori dal circuito. Assolutamente. E allora, dopo questa introduzione doverosa con Vincenzo Sorrentino, noi ci prendiamo un attimo di pubblicità, torniamo perché c'è il tema centrale di questa puntata, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio dopo il nostro break pubblicitario, dicevamo un'introduzione generale sul tema degli eventi, della musica, concetti che sono collegati tra di loro e tutte le difficoltà legate al periodo pandemico che stiamo ancora vivendo, sia pur con netti miglioramenti grazie e soprattutto alla campagna vaccinale. Proprio su questo, per dare anche un'ottica, una speranza futura in compagnia di Vincenzo Sorrentino, c'è un tema di fondamentale importanza, ovvero una data innanzitutto, il 9 gennaio 2022, il Napoli Retro Festival. Io mi fermo qui, il palco è suo. Grazie. Sì, il Napoli Retro Festival è un progetto che è nato in realtà non da moltissimo, è stato veramente un fulmine a ciel sereno, diciamo così. È nata da un'idea dei miei soci in questo progetto qui, che è Fabio Fiume e Francesco Palmieri di Onda Radio Web, che è una radio che ci accompagnerà poi nel progetto, e che mi hanno portato questa scrittura di questo evento che all'epoca era insomma abbastanza ancora da scremare, da aggiustare. L'idea mi è piaciuta subito. In realtà io volevo portarlo, questo progetto, più in là. Però insomma abbiamo pensato di farlo subito, anche perché c'è tanta voglia, ecco, appunto di ripartenza, quindi voglia di lavorare, di rimettersi in gioco, che noi viviamo per questo, e quindi niente, abbiamo deciso questa data, che è il 9 gennaio appunto 2022, domenica 9 gennaio 2022, al Duel Club si farà questo evento che è legato alla musica degli anni 80. Quindi si partirà, diciamo, il progetto è stato pensato anno per anno, è un progetto decennale. Si partirà dal 1980, quindi con tutti i grossi successi del 1980, ci saranno più di 30 ospiti durante tutta la giornata. Partirà dalle 4 del pomeriggio fino ad arrivare poi alle 21, dove ci sarà il concerto dei big, chiamiamoli big, dove si esibiranno artisti sia locali, cioè sia napoletani che nazionali. Ci saranno un po' da Eugenio Campagna, appunto di X Factor, Emani Toba, Malika Jan, o ai artisti insomma campani, da Gianluca Capozzi, Flo, Ivan Granatino, insomma ci sarà da divertirsi, ci saranno grossi ospiti e una gran bella giornata che vivremo insomma in compagnia della musica principalmente. Ti faccio una domanda un po' magari fuori tema, come ti senti a proposito? Emozionato. Che sicuramente è importante, perché poi insomma si era ben capito da come dicevi, da come narravi di questo progetto importante, e hai parlato anche dei tuoi soci,
torna un po' il tema della famiglia, perché da soli insomma si possono fare cose, ma insieme si va decisamente lontano. No, anche perché creare questo progetto, allora il 12 gennaio ci mancano 2 mesi, in realtà per un evento del genere ci vuole quasi un anno di lavoro. Noi siamo partiti metà agosto a progettarlo, quindi avevamo veramente la metà del tempo a disposizione di quello che realmente ci vuole per creare un evento del genere. Quindi abbiamo dovuto serrare i ranghi, certo, e lavorare insomma a tamburo battente insieme, perché da solo, appunto, come dicevamo prima, non potevo assolutamente riuscirci. Si è creato un cast in brevissimo tempo e su questo appunto il momento pandemico ci ha aiutato, perché gli artisti hanno talmente voglia di ricominciare, certo, di ripartire a suonare davanti alla gente, che non ce n'è stato uno, ma dico uno, che abbiamo contattato che ci ha detto no. Quindi su questo siamo stati agevolati nel formare il cast finale, perché abbiamo abbreviato la tempistica necessaria tra contatti, tra management, booking e artisti. Siamo andati abbastanza velocemente, siamo pronti. Spero che la settimana prossima, forse metà settimana, l'altra ancora, dovrebbero uscire insomma le prime news sui ticket, quindi sulla, perfetto, vendita dei biglietti. E appunto, una volta fatto questo, siamo veramente si potrà accedere a un passo da quello che è l'evento. Noi siamo pronti, ci lavoriamo ogni giorno costantemente per provare a, ecco, riabbracciare finalmente il nostro pubblico e a farli divertire dopo 2 anni. Ci vuole, insomma. Sul tema dei ticket, dicevi tu, aspettiamo a questo punto novità, quello che insomma si può già eventualmente anticipare, l'ingresso con il Green Pass, perché è assolutamente, sì, fondamentale. Questa, sì, è la prima cosa. Al momento, logicamente, tutto quello che sono le leggi che, certo, che abbiamo avuto dai nuovi DPCM, le seguiremo logicamente in pieno. Quindi le capienze saranno ridotte al momento, sperando che fine gennaio possano migliorare la situazione e uscire con una nuova release di biglietti per prendere il più pubblico possibile e riempire finalmente questi club che vediamo vuoti da troppo tempo. Location suggestiva, organizzazione che, come diceva Vincenzo, non è come con qualche modo organizzare una pizza con amici dal martedì al mercoledì, insomma grande, grande lavoro dietro, tempistiche serrate. Ti chiedo allora come mai questo festival e perché avete deciso di improntarlo su quelli che, posso permettermi, erano i favolosi anni 80? Sì, allora diciamo che il festival sarà centrato sì su quegli anni là, ma sarà centrato anche sulla trasformazione che ha avuto la musica, certo, perché oltre appunto la sera, che il concerto principale insomma dei grossi artisti che canteranno poi una serie di canzoni che sono state scelte dalla direzione artistica su quell'anno là, sul 1980, durante il pomeriggio ci saranno una serie di ospitate che saranno improntate sulla tematica dell'evoluzione della musica, quindi da come si è trasformata la musica da quegli anni agli anni insomma attuali. Perché gli anni 80? Perché in un momento di ripartenza abbiamo bisogno di ripartire da quello che erano i nostri anni forti, dalla nostra cultura principale, e secondo me gli anni 70, 80, inizi 90 massimo sono stati la maggiore espressione della musica italiana, e da lì dobbiamo ripartire. Poi il progetto insomma ti ripeto è stato scritto da Fabio Fiume, che ha già avuto insomma dei grossi, come dire, legami con quegli anni, anche con altri suoi programmi, e quindi si è ideata questa cosa. Poi è stata sviluppata logicamente, perché all'inizio era solo legata alla sera, mentre io sviluppando il progetto l'abbiamo portato a tutta la giornata, a creare un festival, comunque a tenere la gente tutta la giornata insieme a noi e a cercare di divertirla e quanto più intrattenerla quanto più possibile. Il tema dell'intrattenimento soprattutto è importante con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, come dire, ci sono state giornate dove sicuramente ci sarà stato un grande lavoro, grandi difficoltà, però come si dice in questi casi si perde il sonno volentieri, perché alla fine, come hai avuto modo di confermare, c'è grande soddisfazione e mancano ancora svariati mesi, ma c'è grande entusiasmo e voglia soprattutto di far bene. C'è ancora tanto lavoro da fare, fino a gennaio, insomma stanno nascendo già i primi problemi tra burocrazia e altro, certo, però insomma le affrontiamo veramente con sorriso. Io penso che dopo 2 anni che siamo stati fermi, lamentarsi
di quello che insomma è la ripartenza, con tutte le problematiche del caso, perché è inevitabile, insomma, e sarebbe anche insomma non giusto da parte poi tutto lo staff che abbiamo alle spalle dire che è facile. Non è facile assolutamente, non è bello lavorare con queste restrizioni, certo. Non è facile, però dobbiamo prenderla con sorriso, è un punto di ripartenza, prendiamolo come tale per provare insomma a migliorare poi nei mesi successivi, si spera, anche tutto l'ambito burocratico che c'è attorno agli eventi. Sicuramente le difficoltà ci sono, le hai elencate, fanno parte del gioco. Vorrei un attimo concentrarmi però sul cosiddetto bicchiere mezzo pieno. Ti aspettavi questa partecipazione, soprattutto degli artisti, questa come dire, immediata adesione insomma, da questo punto di vista? Sì, devo essere onesto. Sì, ed è stato uno dei principali motivi per cui ho accettato di produrre questo evento in così poco tempo. Certo. In tempi normali, insomma pre-Covid, avrei detto di no a farlo in 6 mesi, perché gli artisti avrebbero inevitabilmente avuto delle date bloccate, più difficoltà quindi a trovarli disponibili nell'esibirsi, quindi sarebbe stato impossibile. Al momento, avendolo fatto a gennaio, il festival, diciamo, ci siamo un po' anticipati rispetto a quelli che saranno i grossi eventi che poi si terranno da aprile in poi. Certo. Quindi saremo uno dei primi festival, grossi eventi che terremo qua almeno a Napoli. Quindi sì, mi aspettavo insomma una partecipazione gradita da parte degli artisti, e così effettivamente è fatto. Poi ci metti comunque. Sanno dove vanno, certo. quello che è lo staff dietro, quindi insomma è stato abbastanza semplice averci a che fare. Questa penso sia la tua soddisfazione, la vostra soddisfazione più grande, anche perché comunque dicevi di un'organizzazione in poco tempo, avere una risposta importante da quelli che poi sono i punti di riferimento di un festival del genere, ovvero gli artisti, è stato sicuramente un primo passo importante, tanto lavoro che dicevi, tanto lavoro che c'è da fare per un festival che diciamo, ci auguriamo possa far iniziare al meglio questo il futuro 2022, che dicevi è un anno di ripartenza. Penso a tantissimi grandi artisti che hanno dovuto slittare i loro concerti al 2022. Allora ti chiedo quali sono, visto che siamo in chiusura, se ci sono altri progetti che hai in cantiere, senza scomodare, fare spoiler a massima tua discrezione, se c'è però insomma qualcosa che già state progettando e quali sono appunto i tuoi obiettivi ed auspici per il futuro. Ci sono tanti progetti in cantiere, alcuni per ovvie cose. Non ti fermi insomma, mai, insomma. No, fermare mai. Ci siamo fermati 2 anni, basta fermarsi. Ora dobbiamo solo lavorare e andare avanti con i nostri progetti. Ce ne sono tanti, molti ancora non posso dirle perché certo. Per questioni contrattuali, insomma. Però abbiamo un tour in programma, prima all'estero e poi si spera in Italia, quando la questione insomma Covid migliorerà ancora di più, con Malika. Abbiamo delle belle cose con un progetto giovane che sono i Between, che è un mio gruppo emergente che fa musica rock, che mi stanno dando, devo dire, delle grossissime soddisfazioni. Arriveremo a dicembre a Sanremo Giovani con loro, quindi parteciperemo il 17 dicembre a Sanremo Giovani, sperando poi ecco, di andare avanti ancora di più. L'anno scorso mi è andata bene Sanremo, quest'anno spero di ripetermi. C'è stato un grosso successo con un altro nostro artista, Elio Belmare, che abbiamo raggiunto quasi 1 milione di views, credo, con un brano che ha fatto, una sua hit. Abbiamo un album in uscita, un tour in uscita anche con lui. Insomma, ci sono delle belle cose, man mano poi ecco, la gente che ci seguirà avranno delle notizie dai social e dai siti insomma pertinenti. Tanto lavoro e noi ti ringraziamo per avercelo raccontato qui, soprattutto del Napoli Retro Festival. Lo ricordiamo, 9 gennaio 2022. Se ci sono anche dei canali che puoi raccontarci. Assolutamente per sì. Novità e info, insomma. Potete seguire i canali social del Napoli Retro Festival, sia Instagram che Facebook, che sono stati lanciati proprio 2 giorni fa. C'è il sito internet dove trovate il calendario di tutta la giornata praticamente dell'evento, con tutti la lineup degli artisti che man mano annunceremo, e con anche il link per acquistare i ticket, che dalla settimana prossima spero siano già in vendita. Disponibili. Sì.
Vincenzo, grazie ancora e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi, è stato un piacere. Ringraziando allora nuovamente Vincenzo Sorrentino per questa panoramica generale molto interessante, non solo sul tema della musica, la ripartenza degli eventi, ma anche al Napoli, per il Napoli Retro Festival 9 gennaio 2022, insomma iniziare l'anno con il piede giusto. Prossime info naturalmente, come diceva Vincenzo, sui canali social, quindi seguitele perché è davvero molto molto interessante. Noi ci fermiamo qui per questa sera, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.